Sono qui tra la folla che si reca allo stadio della grande città al domenicale appuntamento con il campionato di calcio. Sono qui per presentare questo film sullo sport e sui giochi della gioventù, un film che ho dedicato a voi, giovani. Giovani che sanno benissimo, così come tutti noi, quanto lo sport oggi sia un fenomeno di massa. E la folla fitta che mi passa accanto per riempire uno stadio come di domenica chiaramente lo dimostra. Questo nostro film che abbiamo realizzato con l'aiuto di appassionati sportivi, specialisti e campioni, vuole tener conto di questa realtà corale, di massa appunto, del fenomeno sportivo. Un fenomeno che ci coinvolge tutti, giovani e non giovani, e in certi casi ci coinvolge istericamente. Io voglio invitarvi invece a riflettere serenamente su questo tema dello sport e insieme scoprirne, se volete, le radici lontane e anche a invitarvi a conoscere per la grande kermesse annuale di tutti gli sport che sono i giochi della gioventù. Chiunque pratichi uno sport deve conoscerlo bene, non solo regole e tecnica, altrettanto importante per un buon sportivo è sapere che la sua passione, la passione per questo suo sport, ha un'origine lontana. Nel gioco popolare, ad esempio, come rito, incontro, sfida. A osservarle bene, certe nostre antiche feste regionali, popolari, che possiamo citare per cominciare la Corsa dei Ceri di Gubbio, testimoniano l'origine spontanea di quei giochi collettivi che in tempi moderni abbiamo poi chiamato sport. Gare di forza, di resistenza, tra contrade o palio di quartiere. Eccoci al via di quello famoso, a Siena. Ruzzoloni, voli vertiginosi per una sfida cittadina, antica di secoli, così come negli sport dei nostri giorni. Identica sfida alla paura, o per meglio dire, identico desiderio di provare il proprio coraggio. Confronto diretto, drammatico e allo stesso tempo esaltante con la natura con la quale ci si vuole misurare. Radici dello sport. Nel rito civile o religioso, nella sfida di gruppo o singola, nella giostra equestre e nel palio. Ecco gli antenati degli sport che oggi sono in prima pagina. Ecco l'antefatto del tifo che ben conosciamo. Esempi tra i molti e diversi che potremmo citare. Mettiamone a fuoco uno per spiegarci meglio. In Sardegna, a Sedilo. Secoli e secoli fa, questa gara popolare era certamente una sfida tra due popolazioni della Sardegna antica che erano, come nel resto del mondo protostorico, in perenne lotta fra loro, i nomadi e i sedentari, insomma, i pastori e i contadini. Un gioco sostituiva la lotta fra i due gruppi, una sfida sportiva invece di uno scontro cruento. Alla fine della corsa il rito continua. I due gruppi che hanno gareggiato sportivamente con coraggio si scambiano colpi di bastone, simbolici ma abbastanza violenti.
è in quella violenza e quanto rimane dell'antichissima tradizione che all'alba della storia opponeva due gruppi rivali in questa valle solitaria della Sardegna. Certo, non tutte le manifestazioni sportive che ci tramandano antiche tradizioni popolari sono necessariamente collettive e tumultuose. Ad esempio, in un antico gioco che si pratica ancora in Piemonte, i ragazzi si sfidano pacificamente misurandosi con regole le cui origini si perdono in tempi lontani. Un antefatto, questo gioco, dei tanti sport con la palla oggi. Esempi questi tra i molti e diversi che potremmo citare non solo in Italia. In Scozia, ancora oggi, ci si sfida nella gara sportiva detta il lancio del palo. Vince chi scaglia il pesante tronco più lontano. Dall'altra parte del mondo, in Polinesia, quella noce di cocco infilata sulla cima di un altro palo sarà il bersaglio di una canita gara interinsulare. Sfida antica che si ripete oggi identica a distanza di generazioni. Sarà la noce di cocco a dire chi è il vincitore assoluto della gara. E, obbedendo a regole altrettanto tradizionali, nelle stesse isole ogni anno una grande gara oppone i migliori equipaggi di canoe a vela. Una regata antica, forse come quella dei famosi bragozzi di Chioggia nelle acque dell'Adriatico. E questa è una gara che ha la veneranda età di mezzo millennio. Eppure la possiamo vedere come il prototipo lontano delle regate odierne. E a proposito di regate, come non vedere in una moderna gara di canottaggio l'eco delle sfide tra gli equipaggi delle navi del tempo antico? I marinai di quelle navi gareggiavano fra loro, si sfidavano e allo stesso tempo s'allenavano per il loro lavoro quotidiano. In effetti, in molti giochi tradizionali si riflette, oltre al ricordo di un rito, un'intenzione, per così dire, didattica. I giovani, sfidandosi, imparano a essere più bravi, più padroni di se stessi, nel difficile rapporto con l'ambiente che condiziona la loro vita presente e futura. In questo caso, il mare. È quanto si vede chiaramente osservando il gioco del cosiddetto palo a mare in Sicilia. Un gioco in cui i giovani si sfidano a mantenere l'equilibrio lungo un curioso albero della cuccagna orizzontale. Domani un palo simile sarà il buon presso di una barca a vela o di un peschereccio sul quale il ragazzo lavorerà come morso. E là, a bordo di quei piccoli battelli, la capacità di tenersi in equilibrio, o no, potrà significare, in certi casi di burrasca o di maltempo, la vita o la morte. Il palo a mare è un tipico gioco di iniziazione al lavoro, un gioco di apprendimento. Molti esempi del genere si trovano ancora nel mondo. Nel Sud Pacifico, i bambini polinesiani hanno una canoa per giocare, piccola, ma identica a quella che useranno da grandi. In quelle canoe, bambini e ragazzi si spostano nelle lagune delle loro piccole isole e raccolgono conchiglie. Vanno ovunque, all'interno del loro piccolo mondo, remando, pescando, raccogliendo. Sono, questi ragazzi, pesci tra i pesci. Qui
guizzano nei meandri delle barriere coralline con un istintivo senso del nuoto e dimostrano un'acquaticità da esperti sportivi d'immersione. Così bravi da attaccarsi addirittura per giocare anche alla coda di un pesce-cane. Un gioco, ma non un gioco fine a se stesso. Insegna infatti a non aver paura né del mare né di certi pesce-cani. Giocando, questi ragazzi hanno imparato come affrontare i loro futuri giorni di lavoro. E questo loro gioco o lavoro sottomarino li ha resi grandi apneisti, grandi subacquei, forse i più grandi subacquei di tutti i mari. Sono, per così dire, campioni del mondo e non lo sanno. Immagini e parole ci aiutano a ricordare qualcosa di molto importante. Ci aiutano a ricordare che uno sport spontaneo nacque dalla quotidiana lotta dell'uomo per la sopravvivenza. E da quella lotta i primitivi appresero a vivere in un rapporto particolare con la natura. Rapporto che oggi noi abbiamo dimenticato e che la pratica di uno sport può aiutarci a ritrovare, almeno in parte. Sarà un rapporto con la natura non più come necessità, ma come gioco. Sarà per esempio la montagna, la neve, goduti per ritrovare un equilibrio sereno, lo sport come occasione per farci sempre più amare l'ambiente in cui ci divertiamo e quindi farcelo conoscere meglio, aiutarci ad affrontarlo con maggiore sicurezza. In molte coste d'America e d'Australia, il surf è uno sport competitivo molto commercializzato. Rimane però alla base un gioco stupendo per aiutare i giovani a vivere l'esperienza di una esaltante comunione con il mare, con l'oceano e le sue onde. Insomma, vi abbiamo offerto esempi in mari lontani e in nevi vicine. Eccone ora uno anche tra le rocce delle nostre Dolomiti. Salire, arrampicarsi, scalare una montagna non deve interessare il giovane sportivo solo per la conquista di un record, per la gioia di una vittoria sull'ambiente, ma per la soddisfazione di un inserimento armonioso nell'ambiente. I ragazzi che cominciano una pratica alpinistica e amano la roccia, la scalata, dovrebbero sapere che nel lontano Giappone l'alpinismo è praticato dai monaci Zen proprio perché, secondo questi asceti, la scalata permette un colloquio con se stessi e con l'ambiente che circonda l'uomo impegnato in roccia. Ecco, un monaco del convento Zen di Kobe in un difficile esercizio. Questa è la sua pratica quotidiana di raccoglimento spirituale. La sua chiesa è la montagna. In questo senso, l'esercizio sportivo aiuta gli Zen a capire meglio il mondo in cui essi vivono e ad apprezzarlo di più. Il rapporto con la natura è fondamentale, insegnano le sagge civiltà del mondo antico. Un messaggio simile ci hanno affidato le tradizioni dei popoli cosiddetti primitivi. E anche se parliamo di loro, di genti apparentemente tanto diverse, questo discorso ci riguarda direttamente. Siamo tutti figli di uno stesso piccolo mondo. Ovunque e in ogni tempo, nel rapporto fondamentale tra l'uomo e la natura, il gioco fu chiave insostituibile. Soprattutto il gioco come prova di coraggio. Un rito straordinario è compiuto ancora oggi in un'isola vulcanica del Sud Pacifico, Pankot, nelle Nuove Ebride. Gioco rituale che si chiama Gol. È un salto da una torre alta circa 30 metri, salto che l'intera popolazione dei villaggi di Pankot, vecchi e giovani, esegue da diverse altezze. Quel volo dell'uomo nel vuoto è una sfida al vulcano che domina l'isola. Thank you.
Saltando nel vuoto legato a esili liane, l'uomo di Pankot dimostra ogni anno il suo coraggio. E afferma così di non temere una forza della terra tanto possente come quella del vulcano e una paura tanto invincibile come quella del vuoto. In altri casi, il gioco significò una possibile vittoria non solamente sull'ostilità di una natura selvaggia, ma sull'ostilità di gruppi concorrenti, pericolosi, forti. Esempio tipico di gioco come sfida guerresca è il Butzkashi. È nato in Oriente, in Asia centrale. È uno spettacolo straordinario di violenza e di forza. È un confronto fra due squadre a cavallo in lotta per strapparsi il corpo morto di una capra. Il Butzkashi. Gli indiani si ispirarono a questa sfida e crearono il gioco del polo, che poi gli inglesi copiarono da loro e portarono in Europa, sostituendo naturalmente il corpo della capra morta con una speciale palla di stoffa e pelle. Non dobbiamo stupirci se tra sport nati tra gente diverse scopriamo reciproche influenze. Con certe nostre passioni e certe nostre mode sportive, noi occidentali abbiamo contagiato paesi che fino a pochi anni fa ne erano immuni. Ad esempio, la nostra passione fanatica per il calcio ha creato ovunque nel mondo nuovi tifosi e tutti altrettanto accaniti. Lo stesso fenomeno sta accadendo ora con il basket. Ecco giovani indios Chamula nello Yucatan in America Centrale. Imparano questo gioco e noi li filmiamo a migliaia di chilometri dal nostro paese, eppure questa scena ci pare quasi familiare. Familiare come se assistessimo a un'amichevole sfida tra scolari di una nostra palestra durante un'ora di educazione fisica in una qualunque delle nostre scuole. Sì, il basket è ormai popolare in tutto il mondo. Sì, mode, regole e passioni superano nello sport confini e continenti e l'applauso unisce nella pratica dello stesso sport genti di paesi lontani e diversi. Siamo in Cina ora. Ecco un saggio ginnico in una scuola di un villaggio sperduto. Sembra il saggio ginnico di una nostra scuola. Ma se osserviamo meglio, scopriamo però, nei gesti di questi bambini e ragazzi, lo stampo di una cultura autoctona, antica. Lo riconoscete da un certo particolare ritmo dei loro gesti. Un aspetto di un fenomeno che possiamo riscontrare ovunque, perché lo sport si rifà a radici che affondano in un tempo lontano e a tradizioni non dimenticate, sia nell'Oriente estremo come qui, sia fra noi in Occidente. Osservando una nostra partita di rugby, non è difficile ricordare quali furono i suoi modelli rinascimentali, ad esempio il gioco della palla grossa, sport violento che si praticava nella Toscana del Cinquecento. Parte, così come i nostri sport nuovi e antichi furono e sono esportati verso altri mondi e altre culture, è vero anche il contrario. Ad esempio, la nostra ginnastica occidentale è sempre più influenzata oggi dalla ginnastica yoga. E lo stesso yoga gode di un crescente successo come una forma di quell'educazione naturale del corpo che fu inventata e perfezionata in Oriente millenni fa. Questi esempi si sommano
e provano continui scambi fra tempi e civiltà lontane. Testimoniano le complesse e profonde radici di quei giochi singoli e collettivi che oggi chiamiamo sport. Certo, inserirsi nella natura è difficile, oggi, in una civiltà di cemento, asfalto, acciaio. Eppure lo sport, aiutandoci a sfuggire alla soffocante prigionia delle nostre città, può aiutarci a ritrovare un contatto attivo con la natura che ci sembra forse più lontana di quanto in realtà non lo sia. E infatti, le occasioni di frequentarla, la natura, sono assai più di quante non sembrino. Una di queste occasioni è certo quella dei giochi della gioventù, che il CONI e la scuola organizzano ogni anno. È l'incontro di quasi 9 milioni di ragazzi. Certo, scuole e impianti sportivi nel nostro paese sono pochi in rapporto a quanti ne servirebbero. E occorrerebbero sempre in maggior numero nuove infrastrutture, tali da permettere ai giovani non solo di appassionarsi alle imprese sportive come spettatori, ma di diventare essi stessi assidui praticanti. E quanto appunto si propongono i giochi della gioventù? Avvicinarsi allo sport con una pratica meticolosamente e coscienziosamente perfezionata con l'aiuto di maestri e istruttori. È una regola fondamentale questa per ogni sport. Ma per questo occorrono sempre non solo maggiori impianti, ma altri e nuovi maestri. Sommariamente, abbiamo sin qui cercato di trovare un nesso tra l'attività sportiva e la sua origine lontana. Abbiamo viaggiato alla ricerca di radici affondate nel tempo. Abbiamo detto che certo oggi lo sport non è più una necessità o un modo di apprendimento. Eppure vogliamo dire che esso deve conservare, se ne saremo capaci, il suo valore essenziale, cioè la sua naturalezza, il suo essere tramite legame, lo ripetiamo ancora, tra uomo e ambiente. Per lavorare e per sopravvivere, i nostri antenati, così come le genti primitive che ancora vivono sul nostro pianeta, ci hanno insegnato che ogni impegno fisico può migliorare con un gioco. E quello che noi chiamiamo attività sportiva può essere una maniera di facilitare la fatica quotidiana di comprendere il mondo e le sue regole. Ci hanno insegnato, insomma, qualcosa che non dobbiamo dimenticare. Che non dobbiamo dimenticare quando, dai tempi e dai paesi lontani ove questo fin ci ha portati, torniamo a paesaggi più familiari. Si è detto all'inizio di questo filmato, e lo si ripete ora continuandolo, che per praticare uno sport con intelligenza o esserne anche soltanto tifoso ma competente, occorre capirlo fino in fondo questo sport. Occorre cercare di conoscere la sua origine, il rapporto all'origine stessa dell'uomo. Quell'uomo della nostra più remota preistoria che afferrava un'arma per inseguire la preda e non correva per vincere. Per vincere una gara, un premio, un trofeo. Correva, saltava, lanciava e chiedeva al suo fisico il massimo rendimento atletico per riuscire a conquistare il suo cibo quotidiano. La sua forza, la sua capacità, quella che oggi diremmo sportiva, era l'essenza stessa della sua tecnica di sopravvivenza. Accettando la sfida o impegnandosi fino allo spasimo, sino al limite delle sue forze, quel minuscolo, fragile cacciatore, nostro lontanissimo antenato, era sì il primo uomo, ma era anche, allo stesso tempo, il primo atleta.
Dalla preistoria torniamo ancora una volta al nostro tempo. Un tuffo attraverso i millenni. Ed eccoci, spettatori, d'una sfida finale ai giochi di cui abbiamo promesso di parlarvi. I giochi della gioventù, appunto. Assistiamo a una finale di atletica allo Stadio dei Marmi, a Roma. È una cerimonia conclusiva in piena regola, con tanto di diplomi, premiazioni e autorità. Arde la fiaccola olimpica, tanto entusiasmo, gioia e spirito agonistico, competitivo ovviamente, ma forse ancor più di quelli un senso profondo dell'amicizia, che il confronto diretto fra i giovani e fra i ragazzi rafforza e rinsalda. Perché forse tra i ragazzi che partecipano a questi giochi vale più che mai il principio che sì, si gareggia, ci si confronta, è certo per vincere, ma non solo per quello. L'importante è appunto il gareggiare, il confrontarsi e divertirsi in tutto questo, nei giochi e per i giochi. Giochi che sono, infatti, indetti proprio nell'intento di sviluppare iniziative che suscitino o consolidino nei giovani non solo la consuetudine alle attività sportive, considerate come importante fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale, ma anche e soprattutto come svago e fonte di salute. Finalità sociali che hanno indotto le casse di risparmio e le banche del monte ad affiancare il CONI e la scuola in questa loro opera di promozione, sia con il patrocinio delle finali nazionali, come questa alla quale stiamo assistendo, sia con il sostegno delle fasi locali. Le fasi locali. Tanti, tanti momenti che si ripetono nei centri grandi e piccoli dell'intera penisola. E per assistere ad alcuni di essi, spostiamo la nostra attenzione dalla cronaca di un gran finale a immagini colte in un rapido giro d'Italia mentre gruppi di giovani diversi e di diverse età si preparano ad alcune selezioni. Siamo alla periferia di Roma, dove stiamo per assistere, confusi tra i ragazzi e i loro insegnanti e quei tifosi accaniti che sono i genitori da ambi i sessi, stiamo per assistere dunque a una canita partita di pallacanestro tra squadre, amiche e rivali di una scuola elementare. A proposito di scuola elementare, è un vanto per i giochi della gioventù quello di essere riusciti a introdurre la pratica sportiva appunto nella scuola elementare italiana, mettendola finalmente a livello dei paesi più evoluti. Via con il vento in un balzo e da un'anonima periferia cittadina eccoci alle barriere di roccia dolomitiche che chiudono l'orizzonte di una valle alpina, la Val Zoldana.
Val Zoldana assisteremo a un altro incontro, l'incontro di centinaia di giovani sportivi che confluiscono qui da ogni parte d'Italia. Confluiscono qui per una finale dei giochi della gioventù invernali. Una grande manifestazione sportiva e uno scenario incomparabile. E, come sempre in occasioni simili, un grande entusiasmo, che non accomuna solo i giovani delle varie rappresentanze, ma anche chi li accompagna, chi li guida e gli esperti maestri di sci che vigilano con la loro esperienza sul perfetto funzionamento di tutto quanto accade sulla neve, nelle piste e attorno alle piste che saranno il campo di gara e di confronto. La grande kermesse delle manifestazioni di massa. Un istante d'attesa e via, via in una gara di fondo tra un gruppo di giovanissimi concorrenti ai giochi. Gli sport invernali dei giochi della gioventù sono, oltre allo sci di fondo, anche la discesa, il salto, lo slittino. Specialità affascinanti che hanno suscitato, proprio con i giochi, un forte incremento di interesse tra i giovani. E molti di loro, come forse già ben sapete, sono riusciti a inserirsi, dopo aver gareggiato e vinto in finali come queste, sono riusciti a inserirsi tra i migliori in campo nazionale. E questa è un'ennesima prova della forza promozionale che manifestazioni come queste possono sviluppare. Avvocato, un giudizio mio per gli organizzatori hanno fatto solo la cosa diretta per capo di Stato. Eh sì, la Val Zoldana è bella, è grande. E anche il fondo, quindi, è bello, ma è lungo, lungo. La sua pista sembra non finire mai. Portare a termine questa gara è una gran fatica, sia per chi arriva prima, sia per chi arriva per ultimo. Ma niente paura. Tutto è organizzato per una calda accoglienza, per tutti. Finali come queste vengono concorrenti proprio da tutta Italia. Per questo la banda fa festa. Concerti improvvisati sono intermezzi tra fatiche e medaglie, tra gioia dei vincitori e dolore sommesso di chi per questa volta non ce l'ha fatta, ma sarà per la prossima volta, no? E questa è una filosofia di fondo che vale ben inteso per tutte le discipline. Basterà, per esserne convinti, assistere alle sfide in bicicletta di un gruppo di squadre e di giovani atleti che partecipano a una selezione provinciale in Romagna. La bicicletta.
una vecchia passione che contagia molti giovani oggi. Giovani che si preparano con accanimento alle prove di selezione e promozione. Prove dove c'è di tutto, accade di tutto. Ma c'è soprattutto entusiasmo e anche la disciplina in quel tanto di improvvisato che non guasta con un'organizzazione che fa miracoli. Quanti ragazzi, ognuno di tutto deve saper dar prova, e di capacità e di abilità. E anche del saper montare e conoscere a fondo la propria bicicletta. Così come il saper superare l'avversario in una sfida di velocità senza mezze misure. Siamo pronti? E allora ancora un ennesimo via! A ciascuno dei concorrenti il suo allenatore, meglio la mamma o la zia, il maestro o il papà o il fratello. A ciascuno dunque il suo allenatore e il suo ricordo per oggi, ma soprattutto per domani. Cemento e cemento. Dobbiamo cercare di sfuggire, i giovani soprattutto devono cercare di sfuggire, alla prigionia delle nostre città. Sfuggire ai suoi spazi senza orizzonte. Certo non è facile. Già è molto se si riesce a trovare un angolo tranquillo, in fondo al quartiere, per dar calcio a un pallone tra gli amici di un caseggiato. Eppure solo a volerlo può bastare in certi luoghi la volontà di evadere da queste città oppressive e raggiungere i campi e i boschi che non di rado non sono né troppo lontani né troppo esclusivi. Thank you.
lunghe come questa possono essere proprio l'occasione per prepararsi a un momento dei giochi della gioventù, quando i giochi sono ancora alle prime fasi di selezione. Questa quasi scherzosa preparazione potrà essere un buon motivo per un'intera classe, per una scolaresca e i suoi maestri, da andare per boschi o per prati in allegria. Quell'allegria, ricordiamoli, che è compagna inseparabile di ogni gioco. Il gioco che non ha un perché, se non lo si pratica senza alcuna preoccupazione né per i risultati, né per quello che può significare appunto una selezione o una gara. Deve essere sempre e soprattutto un grande, affascinante gioco. E quale gioco è più bello di quello di correre e respirare in piena libertà nel grande abbraccio della natura e della sua luce?